Con la barca dei sapori siamo approdati al CNUL per questo spazio equo solidale, sala espositiva, libreria, un punto d'incontro di una Trieste, possiamo dire alternativa, non è più di moda dirlo, ma possiamo dire così. È alternativo senz'altro. Ugo, nel tuo ultimo libro, L'analfabeta etico, un romanzo, il protagonista, Colo, è uno che non ha timore di rimanere indietro. Mi sembra una bella cosa per una città, per un mondo, per una società e una città che corre, in cui il gusto della lentezza per apprezzare un po' anche i ritmi della vita è quasi una cosa impossibile. Lo sa, tutti descrivono personaggi vincenti. E io credo che al mondo esistano soprattutto i perdenti. E il personaggio è un perdente, però è un personaggio coerente con la propria sconfitta. La gente corre per dimenticare il sé, corre perché il mondo le ha ordinato di correre. Io preferisco restare indietro con i miei piccoli, non con le grandi opere del mondo, ma con le piccole amicizie, la piccola cultura, il mio piccolo mondo artistico e familiare. E nelle tue fughe quali sono gli approdi? Questi? Ma gli approdi sono i principi fondamentali, sia morali che politici che sentimentali. Cioè, i punti fermi che io ho, pur nella sconfitta, sono consolato e attratto per fortuna dai punti fermi. Le stelle fisse, insomma. Cioè, si perde, ma si vede sempre. Il cielo è sempre più blu.